Allora, Steven Zhang e PIMCO stanno trattando, no? Sì. Per questo rifinanziamento del bond con Ancora. Octree, che qualora non Ancora. prendesse i suoi quasi 400 Da milioni quanti, di per quanti euro, mesi è che tra diciamo qualche che giorno PIMCO si stanno prenderebbe il lead. trattando? E da quanti mesi è che il signor Catenazzo e tutti i suoi sodali mi dicono è tutto a posto? L'ultimo è stato qua, adesso lo saluto, Evaristo. Ciao Evaristo, telefonami se sai, hai novità. Tu eri sicuro che era tutto a posto, me l'hai assicurato. Ciao Evaristo. Così, eh? No, 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 loro quando vengono qua è tutto a posto. Ma vero, Forse ma problemi non li Borrelli, vedo, se lo eh. chiediamo a Borrelli, mi manda una spatagnata di WhatsApp adesso per Guarda, dimostrarmi che è abbiamo tutto a talmente posto. pochi problemi che abbiamo fatto 2 ore a parlare di Milan e di Juventus. Per cui vuol dire che un tempo non era così. Si Sì, parlava ma solo di si Inter. parlava, esatto, si E partiva con l'Inter. adesso fatene una ragione, cioè, Vabbè, però questo problema c'è. Oh, Sì, sì, c'è non è un che ce lo problema, siamo però io ti inventati. dico cosa mi risulta. Mi Vai. risulta che l'Inter stia già andando avanti per il tour estivo in Cina. E che quindi tutto Quello è quanto successo. Ah, dovrebbe quindi essere. andate finalmente a farvi vedere da Zhang, Ma che è da un anno che non vi vede, quindi andate a casa sua a fargli Ma la partitella ci nel giardino. mancherebbe, il Ah, presidente ci ha portato alla se vittoria, Maometto non va alla gli siamo montagna. molto grati. Quindi il fatto che tutto proceda con normalità, con regolarità, quindi anche il tour estivo in Cina sia stato Non confermato, si può. per me significa che. Ma queste sono cose Scusa, no, mie. significa Scindono da. Ma che. queste sono cose Significa diverse. che c'è grande fiducia Cioè, nel io guarda che continuare a allora voglio rifinanziare. chiarire Non si una può volta per depauperare, tutte. scusami, un discorso così serio, quale quello finanziario dell'Inter dicendo che non torna in Cina. Esatto, Scusatemi. Mi bravo. sembra una buffonata. No, non è vero, perché dà Bravo, una bravo conferma. Paolo, Ma bravo perché Paolo. bisogna dire queste cose? No, Allora, a ha tutti i detto la cosa costi di sensata, ha l'Inter è in detto. rovina, ha vinto 19 scudetti, non vincerà mai niente, la Ma non società è uno c'entra, non schifo. Ma c'entra pensa ai adesso. tuoi problemi, non Ma pensare a non quelli c'entra, dell'Inter. guarda. L'Inter ti sta dimostrando che con un allenatore serio, I una problemi società seria, finanziari un dell'Inter. presidente serio è riuscito a fare quello che avresti sognato di far tu con la tua squadra. Stiamo uscendo Per fuori cui, no, argomento. non stiamo uscendo, No, perché io reputo stiamo offensivo parlando quello che hai appena esclusivamente di una detto. relazione No, perché per me finanziaria, la debitoria. situazione è che da Calma, quello che mi ragazzi, ragazzi, non è la risulta, legge del più forte, parliamone una volta. da quello che mi risulta, non ci sono problemi in merito. Quindi sta procedendo tutto come da copione, il che Però, significa che c'è grande da quello che fiducia risulta a da te, parte del Mario, perché a quello che presidente. risulta a tanti organi, tra cui la Gazzetta dello Lo sto sentendo Sport, da 3 anni e in 3 anni no, siamo ma ancora qua e però ci iscriviamo aspetta. al campionato e lo vinciamo Ma anche. nessuno Ma sta dicendo, guarda, scusa, però Mario, quindi scusa, per me nessuno basta sta attaccare dicendo la che l'Inter, proprietà, il Mario, però aspetta, presidente. stai Guarda, io abbiamo sbraccando, detto. aspetta, calma. Posso un Nessuno attimo? sta dicendo che l'Inter sta fallendo. L'Inter deve ridare quasi Esatto, 400 esatto. milioni di euro a Octree. Non ce li ha questi 400 milioni di euro. Quindi sta dicendo a PIMCO: C'è mi fiducia? presti 400 milioni di euro così Certo. li do a C'è Octree? fiducia che ci Aspetta un sia un secondo, fammi concludere, almeno rifinanziamento. a casa capiscono. Questo accordo ancora Esatto. non c'è. Nel frattempo, Octree spinge affinché questo accordo non ci sia per rimanere ancorata all'Inter, perché ci intravede dei margini di guadagno. Certamente. Ho capito, quindi la questione è seria ed è vera, cioè non È c'è seria bar sport in questo. ed è vera, ma è anche seria e vera. Secondo me la previsione che sta facendo la società di riuscire a rifinanziare e a Quale tranquillizzare società? Paolo, Scusami. Paolo, Paolo, Paolo. No, scusami, Vai. mettiamo Il presidente No, scusami, Zhang. se dobbiamo fare una buffonata facciamo la Sentiamo buffonata, ma noi Paolo, non dai. siamo adatti a fare buffonate. Questo network di Netflix che fa le cose in un certo senso, molto seriamente, e cerca di razionalizzare. Qui c'è un problema che nessuno mette in discussione. L'Inter dal punto di vista ha difficoltà finanziarie gravissime, l'Inter come società. L'Inter come società tecnica, calcistica, ha tanti meriti a Marotta, tanti meriti alla squadra, la più forte in Tantissimi, assoluto, certo. tantissimi Sono due meriti, cose giù il scisse. cappello nei confronti dell'Inter, obiettivamente. Ma dal punto di vista finanziario è un altro discorso. Qui c'è Octree che sta pretendendo, come giustamente ha detto Paolo, perché vuole continuare i suoi guadagni Certo. sugli interessi, a non fare l'accordo con un'altra società che si assumerebbe ovviamente in cambio dei. La sostituirebbe, la surrogherebbe, per dire Esatto. un termine tecnico, per potersi sostituire a quella e ottenere i guadagni che otteneva Octree. E io che cosa ho Ed è questo. detto? L'accordo però da 5 mesi, come diceva giustamente poco fa Marcello Chirico, da 5 mesi c'era questo accordo ormai pronto, siamo arrivati all'ultimo giorno, alla scadenza a mezzanotte del termine che verrà postergato a lunedì, soltanto perché per fortuna è un fine Martedì perché in settimana. Lussemburgo lunedì c'è festa. Certo, quindi diciamo succederà tutto questo per questo motivo e non sappiamo come finisce. Quello che è certo è che Zhang
gli è stato ritirato il passaporto in Cina e non può uscire dalla Cina, lo sappiamo benissimo. Perché? 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 Tu che sei tu? Per ragioni finanziarie. Io non so tutto, io semplicemente dico che sono tre anni che sento le stesse cose contro l'Inter. Sono domande. Ma io, come, ma però Mario, cioè non Zazzaroli l'ha fatta anche a Zanetti. No, notizie no, che può leggere dappertutto. Ogni volta c'è catastrofismo. Ma io no, questa ma quale cosa catastrofismo? Sì, perché stiamo parlando di una notizia. Guarda caso anche Beccalossi, che è sicuramente una persona autorevole e conosce di Inter, ti dice stiamo tranquilli, le cose sicuramente si risolveranno. Ho capito, però quindi che poi è tutti gufino perché non vedono Mario, l'ora che succeda qualcosa di spiacevole. Ma non è un discorso. La notizia oggi è questa. Un'analisi abbiamo fatto. È una notizia. Ma io lo sento dire da tre anni del presidente Zhang. Ma sono tre anni che ha fatto il debito. Mario, oggettivamente che Zhang non sia stato a Milano, cioè è una cosa un po' particolare. Un anno che non viene a Milano. Certo, ma da lì a dire che bisogna preoccuparsi, io non mi preoccupo. Per quanto mi riguarda, mi fido del fatto che la gestione è una gestione che prevede il rifinanziamento. Mario, allora, prima di tutto io voglio chiarire che non ho mai detto e mai dirò che l'Inter adesso sta per fallire. Assolutamente non ho detto no. Questo. Assolutamente. Io dico soltanto che purtroppo l'Inter vive di prestiti. Anzi, fanno a gara per prestargli i soldi tra un po', tra Pinco e Oaktree. Vive di prestiti. Il vero problema sarà se riuscite già a risolvere questo, perché nel caso non riusciste a risolvere questo, l'Inter va in vendita, se non riuscite a risolvere questo. E poi chiaramente bisognerà trovare un padrone, e non è sempre facile, immediatamente trovare un padrone che soddisfi le richieste di Zhang, eccetera. Però al momento aspettiamo fino a martedì, e non è normale, visto che ci stiamo parlando, stiamo trattando di questa questione da mesi, forse se non da anni. No? E non si, e stiamo sempre più avvicinandoci alla scadenza, e... Però posso ancora dirti che secondo me, come dice Mario, cioè ne usciranno anche stavolta. Sì, Zhang, ma intanto io adesso non voglio mischiare la dirigenza dell'Inter con la proprietà. Sono due che cose sono diverse. Due problemi completamente diversi. La dirigenza sta facendo molto bene con quello che ha a disposizione. Anzi, ma ancora però più in questo di momento, bene. Se non gli arrivano i soldi del prestito e ti introduco l'altro, gli faccio l'assist sulla questione Lautaro, che sì, adesso. Sì. Non hanno i soldi per assicurare non possono fare certe soldi operazioni che hanno concordato di dargli, perché Lautaro è vero che vuole restare all'Inter e l'Inter vuole tenerlo, però con un ingaggio ma nel maggiore momento, infatti ma se non arrivano sti soldi non si può sottoscrivere, no, è vero. Questo. E se non arrivassero i soldi, caro Mario, tu sarai costretto a vendere qualche pezzo pregiato, ma non è già a fallire, così da tre anni a sta non parte a fallire, ma a vendere qualcuno che potrà essere Barella, potrà essere Bastoni, potrà ma essere Lautaro, potrà essere Turan, quello che vuoi venderanno tu, perché avrai bisogno di soldi, ma no? Questo è il problema. Io ti do e ragione. Il vero problema, sai quando sarà? Nel 2027, quando dovrete restituire il bond, che se non ci sono i soldi, lì veramente rischia, perché lì deve pagare l'Inter. Allora, lì è l'Inter, non è Zhang. Un secondo, Mario, ascoltiamo Lautaro. Lautaro ieri sul palco del Primo Gentleman, c'era per noi Francesco Bonfante, la domanda del rinnovo, imminente o meno, con i Nerazzurri, risponde così. Ma il rinnovo lo facciamo o no? Ci vedo. Così c'è la domanda dovevo farla, scusate, non me l'hanno scritta, lo faccio io di spontanea volontà. dai, dimmi. Dai, vuoi un titolo? Dai, in argentino, faccio anche l'accento, perché... No, stiamo lavorando, spero di trovare un accordo con loro. Vabbè, parliamo dopo con Marotta, dai, tranquillo. Passo allora, dalla Marotta. Consegniamo il premio a Lautaro Martinez. Un applauso. Grande interprete. Marotta. Notavo che mette in difficoltà Marotta nel momento in cui gli spero di trovare un accordo. Marotta... ovviamente d'accordo lo vuole trovare, ma non può ovviamente aprire la borsa fino a questo punto. Non è la responsabilità di Marotta. Ma no, certo. Dopo che l'Inter vince uno scudetto col giocatore forse oggi più rappresentativo e continua a dire spero di trovare un accordo, siamo sempre tranquilli, fiduciosi, lo si trova, cioè... Io sono con l'Inter, non sono con Lautaro in questo caso. Sono con l'Inter perché sta attraversando un momento particolare, ci sono priorità maggiori, quale il debito. Cioè dico, se fosse così facile l'avrebbero già trovato, su questo almeno sei d'accordo, Mario. Ma secondo me la trattativa, essendo una trattativa delicata, stiamo parlando del capocannoniere, stiamo parlando del campione del mondo, del capitano dell'Inter, sta facendo una richiesta importante. La richiesta è di 10 milioni di euro, l'Inter sta... Più bonus. L'Inter gliene sta offrendo 8 all'inizio, stanno arrivando a 9. Secondo me è normale che un giocatore così importante
debba stare attento ai suoi interessi e l'Inter sta attento ai propri. Fosse arrivato il prestito, avevano già firmato. Fosse arrivato il prestito di Pinco, Palla o OK3, di sicuro avevano firmato. Il problema è che non possono assicurargli tutti quei soldi. No, non è vero, perché senza avere sai benissimo le dinamiche per le quali, se tu dai 10 a Lautaro più bonus, arriveranno a batter cassa e tutti, da Cialanoglu in su, per arrivare ad averne di più. Il tuo capocannoniere hai voglia di fare quell'investimento, è giusto che lo fai, io non ti sto dicendo che è sbagliato, è giusto che lo fai, ma e lui vuole restare. Il problema è tutta una questione finanziaria. Marcello, tu hai appena detto una cosa. All'Inter, da 3 stagioni a questa parte, sappiamo perfettamente che bisogna fare delle cessioni. È ovvio. Perché? Perché la società, giustamente, deve Se adesso viene rifinanziato il debito, magari non le fai. Ma non è vero. Io mi aspetto che un calciatore o due anche questa stagione partiranno. Ma vabbè, io magari parte Dumfries, ma io sto parlando di pezzi pregiati del tipo Barella, Per me, già l'anno scorso, l'Inter, avendo preso Frattesi, ha messo in discussione il ruolo di Barella, perché sono due calciatori molto crea simili. Crea concorrenza. Mariano? Sì. A seguire, dopo di noi, alle 11, la trasmissione politica Area Pulita di sera con la nostra Simona Arrigoni, che vedo già collegata. Allora le do la parola, così magari ci svela qualche anticipazione. Verso la fine un po', Mario, un po' di rincoglionimento ci sta. Simo, a te. Ciao Paolo, noi siamo prontissimi qui nello studio di Aria Pulita di Sera e sono in compagnia di Giancarlo Perego, giornalista che sarà uno degli ospiti più importanti della puntata, perché ci traghetterà e ci aiuterà a capire le notizie più importanti della settimana, poi uno sguardo verso l'Europa. Di che cosa parleremo, Giancarlo? Del voto, dell'astensionismo, di 20 milioni di giovani che voteranno per la prima volta in Europa. Di quale Europa? Un'Europa da rifare? Questa è la domanda. Allora, con questo interrogativo ci ritroviamo tra pochissimo ad Aria Pulita di Sera, ma intanto noi da questo studio continuiamo a seguire anche voi, anche perché Giancarlo è un grande appassionato di sport e di calcio in particolare. Io ho giocato. Un giocatore bravissimo, anche oltre che giornalista, giocatore calciatore bravissimo. A te Paolo, grazie. Grazie a voi Simona, buon lavoro e a dopo, alle 23 Aria Pulita di Sera, appuntamento da non perdere. Ascoltiamo Beppe Marotta ora dal palco dell'Ambrogino d'Oro, a Marotta, che rivela come questa Inter debba alzare ancora l'asticella rispetto a quanto di buono fatto quest'anno. L'asticella deve essere sempre più alta. Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, noi cercheremo di mettere le basi di società per continuare su questa striscia di risultati vincenti, alzando ancora di più l'asticella, lo dico con molto, ripeto, con molto coraggio, con molta umiltà, ma con molta ambizione. Perché noi siamo l'Inter, abbiamo un obbligo, quello di guardarci e guardarci indietro, che significa guardare il palmarès dei successi sportivi che nella storia questa società ha ottenuto, non a caso, festeggiamo la seconda stella, significa aver vinto 20 scudetti, e questo è un merito che va riconosciuto sicuramente alla attuale gestione che da noi è presentata, ma anche alle autorità e ai presidenti che ci hanno preceduto. Questo Beppe Marotta, cosa vuol dire alzare l'asticella? Cosa puntate l'anno prossimo, Mario? Rivelami qua gli obiettivi. Allora, rivincere lo scudetto. Ma l'Inter, intanto dalle parole di Marotta si capisce che tutta questa grande preoccupazione all'interno della società non mi fare un passo indietro. Non faccio un passo indietro. Quindi quali sono gli obiettivi significa sportivi? Che l'Inter deve competere per fare il cammino migliore possibile in campionato, in Champions League e in tutte le competizioni. Ha detto alzare l'asticella, però. Alzare l'asticella ha detto lui, significa detto questo, appunto. Cioè, alzare l'asticella vuol dire competere. Significa fare fatti e non chiacchierare, cosa che l'Inter sta facendo. No, scusa, dagli a questa parte. No, probabilmente vincere più trofei in un'annata. Retrocedere. Probabilmente sarà quello, vincere più trofei in un'annata. Superare gli ottavi di Champions, no? Sì, magari, che ne so, la Coppa Italia, il campionato. Ok. Perché arrivare questo, per quanto mi riguarda, l'ambizione alzando l'asticella è quella di fare meglio di quello che è stato fatto in questa stagione nella passata. Esatto. Quindi, sinceramente, non voglio è parlare. È la Champions League il riferimento. Sì, vabbè, ma ci mancherebbe, noi siamo l'Inter e dobbiamo ambire. Però continui, un anno fa siamo stati finalisti in Champions League con una squadra che non pensavamo potesse arrivare fin lì. Quindi quest'anno io mi auguro che, grazie alle parole di Marotta, si capisca perfettamente qual è lo stato all'interno della società di tranquillità emotiva. Stanno pensando al futuro, stanno pensando a migliorare la stagione, quindi a fare un grande campionato, una grande Champions League, una grande Coppa Italia e magari vincere anche la Supercoppa, già che ci siamo. Io credo che dovrebbe migliorare in una cosa, no, perché stai c'ha il nervo scoperto, ha il nervo scoperto, Paolo, che si chiama OCTRI. No, non è
nessun nervo scoperto. E comunque Marotta ha detto che abbiamo vinto la seconda stella, quindi mi spiace per voi, ma è ufficiale, non sono 19. Sì, ma infatti c'ha le punte di cartone, mica no, ti sto dicendo no. Che non hai preso la stella. Caro Marianna, Marcello, 19 Marianna. Saranno i punti di differenza alla fine della stagione. Andiamo da Marianna. No, secondo me il discorso, questo vorrei poi il parere di Mario, il discorso sul gioco di Inzaghi, nel senso che dovrebbe esserci forse dovrebbe essere un pochino più uniforme, sia per quel che riguarda il cammino Champions che il campionato, perché comunque l'anno scorso andiamo ad analizzare un Inter che giocava nettamente meglio in Champions piuttosto che in campionato, tant'è che in campionato è stato anche contestato più volte Inzaghi, mentre invece quest'anno troviamo il cosiddetto ribaltone, perché comunque in Champions hai mostrato un gioco, secondo me, un po' inferiore rispetto al campionato, alla spinta, alla grinta che avevi. Quindi credo che magari il prossimo anno il lavoro sia proprio magari cercare di andare in maniera più costante, siamo ambedue le competizioni. Cioè, per raggiungere un obiettivo hai lasciato indietro un altro. Ma non è che hai lasciato indietro un altro. Proviamo ad analizzare com'è andata, perché poi alla fine queste cose, secondo me, si perdono di vista. L'Inter fino a 5 minuti dalla fine della partita Ti posso dire com'è andata? È andata che così. L'Inter nel girone di Champions League arriva dietro alla Real Sociedad, certo, perché Simone Inzaghi decide per le ultime due partite del girone di lasciare in panchina il signor Lautaro Martinez, di cui quella decisiva con la Real Sociedad. Quindi non punta al primo posto, arriva secondo e ha un sorteggio sulla carta più difficile rispetto al fatto che si arrivi primo. Però l'Inter puntava alla seconda stella quest'anno. Ma nonostante la difficoltà dell'Atletico Madrid, hai ragione. Se lasci Lautaro in panchina in Champions League, ma nonostante questa scelta che giustamente hai evidenziato, l'Inter con l'Atletico è arrivato a giocarsi fino a 5 minuti dalla fine. Ma l'Atletico è quarto in Spagna. Siamo usciti con dei rigori sciaguratissimi. Con la quarta in Spagna. Sì, ma non c'entra nulla. L'Atletico che è uscito col Borussia Dortmund, che ha fatto pari col Milan. Però tu sai che quelle partite lì, o la Champions in generale, alla fine vince sempre la più forte e siamo d'accordo. Però è anche vero che delle volte la fortuna che ti gira più o meno fa la differenza. L'anno scorso sei andato in finale grazie al girone di Coppa Italia, che si è verificato in quei sorteggi in Champions League, se no non arrivavi. Ma se incontravi subito il Manchester City negli ottavi, nei quarti, non so come finiva. Ecco. Certo, però è anche vero che l'anno scorso ci siamo meravigliati tutti di essere arrivati in finale di Champions. Grazie al sorteggio. Perché se non c'era quel sorteggio italiano, sì, sicuro l'Inter non so se arrivava. Ma io ho ammesso anche che lo stesso Milan è stato fortunato per arrivare in una semifinale Champions League. Tantissimo. Voglio un vostro commento sulla questione VAR. Il Wolverhampton, squadra di Premier League, ha indetto una votazione. Qualora ci fossero 14 squadre favorevoli su 20, questa votazione andrebbe a buon fine. Per abolire il VAR dalla Premier League l'anno prossimo, una votazione che si terrà il 6 giugno, cioè in Inghilterra questo VAR non è mai andato troppo giù a tante squadre, vedremo se questa votazione avrà un esito positivo o meno. Infantino intanto invece rilancia e parla del VAR a chiamata, racconta di come la FIFA intenda sviluppare e migliorare il VAR, del fatto che sia stata creata una tecnologia più basilare con meno telecamere, non sono necessari ufficiali di gara, dice Infantino, quindi sarà più alla portata di tutti. L'idea è che gli allenatori possano chiedere aiuto al VAR in due occasioni e che i giocatori possano chiederlo a loro volta al tecnico. Se la decisione iniziale venisse cambiata, non perderebbero gli slot e continuerebbero ad averne due. Quindi... Sì, ma sai quanto si allungano i tempi di recupero così? Ah, anche? Sì, sì. Nel senso, chiedo io, chiedi tu, certo, chiedi l'altro. Però due insomma, volte. Cioè, io allenatore chiedo un rigore, perché non è stato dato il rigore. Nel momento in cui poi me lo danno, è come se non avessi chiesto l'intervento, sì, esatto. Non ancora due. Ok. Però la domanda è, voglio capire se siete VAR sì o VAR no innanzitutto. VAR sì, ma usato bene, con un protocollo intelligente, e anche se mi devono dare 5 minuti in più di recupero, almeno viene fatta giustizia in campo. Cioè, okay, se avessero dato 2-3 minuti di recupero in più in finale di Coppa Italia, ma avessero dato il rigore a Vlahovic, sì, non ci sarebbero stati scandali. Certo. Cioè, quindi, se lo usi bene... Però usalo sempre, anche sul calcio d'angolo, perché tanto non devi andare a vederlo a bordo campo se c'è un calcio d'angolo o meno, ma da un calcio d'angolo che non c'è tipo nascere un gol e lì falsi la partita. Quindi siete tutti VAR sì però? O c'è un VAR no? A me interessa se c'è un VAR no. VAR sì.
siete tutti Varsì. No, no, io mi allineo a quello che ha detto Varsì, ma con un protocollo differente. Sì, certo, con un regolamento standard uguale a tutti. Sì, e poi soprattutto... Manca un protocollo serio a livello internazionale sul VAR, manca anche quello nazionale, potrebbe farlo tranquillamente. Però quando Infantino dice meno telecamere, più agile, ma come meno telecamere? A volte non trovano l'immagine giusta per sì, dare un rigore o un fallo di mano, e lui vuol togliere le telecamere. Lui dice telecamere. Sarebbe solo VAR a chiamata, avete due chiamate a squadra. Comunque, quindi non ci sono i varisti. Comunque che gli inventori del gioco del calcio, gli inglesi, mettano in dubbio il VAR, la dice lunga. Gli inventori del gioco del calcio. Ecco. Loro sono proprio frustrati. Ma sì, ma quando in Svezia addirittura, in Svezia non vanno neanche al referendum. In Svezia l'hanno levato. Sì, sì, sì. Levato, tanto, ma tanto, il VAR perché è stato voluto in Italia? Per fregare la Juve. Basta, questo è stato. Ed abbiamo avuto la dimostrazione. Ah, partita di Coppa Italia. Come però non gli è riuscita la fregatura.